Bentornati su Memovia. Mi sto documentando molto su come studiare due esami in un mese, finire il programma senza stressarsi troppo e comunque passarli con un bel voto. Vi riassumo qui le tecniche per preparare questi due esami in relativamente poco tempo, anche se studi e lavori contemporaneamente. E anche se le materie sono diverse, è un argomento interessante, importante, lo so che ti piace, iscriviti al canale perché ci saranno altri video su questo. Uno, non ti far fregare dal perfezionismo. Lo so che non studi solo per il voto, probabilmente anche per passione, a meno che l'esame proprio non faccia schifo. Non ti far fregare dal perfezionismo e dal bisogno di terminare tutto il programma. Per carità, questo si chiama effetto Zeigarnik, la necessità di completezza. E poi uno, se non prepara tutto, si sente un po' il ladro di andare all'esame, insomma, a rubarlo. Tanti testi hanno bisogno di ulteriori approfondimenti e spiegazioni. Però poi ti ritrovi a perdere tempo o a non farcela e a rimandare l'esame proprio tu che avevi bisogno di prepararne due contemporaneamente. Quindi usiamo l'effetto Zeigarnik, questa tendenza al completamento. Le cose proprio che studi più di fretta, con più pressione temporale, sono quelle che alla fine ricordi di più perché il cervello ne rimane ossessionato. Quindi cerchiamo di forzarci a studiare velocemente. Due, sotto pressione è meglio? Io non voglio dirti per forza che sotto pressione si lavora meglio, anche se è vero che avendo meno tempo si cazzeggia anche meno, però anche io facevo tabelle, schemi per prepararmi dettate dall'entusiasmo e dalla buona volontà. Ci si vuole liberare dai pesi in fretta e si vuole recuperare il tempo perduto. Ma è tutto teorico. Nella teoria io mi metto gli obiettivi, mi organizzo per quando dare gli esami, addirittura con tutte le date, e poi magari non ce la faccio. Quindi liberiamoci da questo desiderio di eccessivo controllo. Uno scrive con tutte le buone intenzioni, poi portare a termine è tutta un'altra storia. E magari studi meno di quanto avresti studiato senza tutti questi obiettivi perché avevi aspettative troppo alte. 3. Rischiamo. Anche se non abbiamo mai provato a preparare più esami contemporaneamente, magari non sappiamo se ci si trova meglio, quindi proviamoci almeno per una volta. Iniziamo dal piccolo, non dobbiamo iniziare per forza dai mastodonti, e vediamo se questo ci dà la spinta, la voglia, la motivazione per prepararne anche più grossi. Perché magari mentre sto studiando quello piccolo, quello più facile, quello che mi piace di più, sento una sensazione piacevole dentro che mi dice: dai che ce la puoi fare, andiamo avanti, ne prepariamo addirittura due. 4. Ascoltiamoci, il cervello ci dà delle indicazioni, ci avverte se appunto questi esami non sono complementari, se ci stiamo confondendo, se ci stiamo sovraccaricando, se abbiamo esagerato. Il cervello ci avverte anche quando arriviamo al limite di comprensione di un esame, quando ci dobbiamo fermare un attimo, darci del tempo, ci spostiamo su un altro, portiamo un po' avanti l'altro e poi torniamo sul primo. Non devono andare per forza alla stessa velocità, il cervello a dirci a che velocità possiamo andare con l'uno e con l'altro. Sono certo di averti dato una buona struttura e dei buoni punti su cui lavorare da subito per studiare due esami in un mese e anche di più. Sul canale c'è una diretta completa sull'argomento, vai a vedertela. Se qualcuno di questi argomenti vuoi un video dedicato, scrivimelo e scrivimi qui sotto nei commenti. Qualunque cosa ti passi per la testa, io ti rispondo sempre di cosa vuoi che parliamo e cosa ne pensi di quello che abbiamo detto. Ci saranno tanti video brevi e più lunghi e tante dirette su questi argomenti, quindi iscriviti al canale, fai clic sulla campanella per avere tutte le notifiche e per non perderne neanche uno. Nel frattempo io continuo a studiare e a ricercare, ci vediamo qui presto.